fammi capire, è una ciclabile, è il progetto di una ciclabile. Quindi adesso potreste dire tutti voi, a me non interessa la ciclabile, buongiorno, buonasera. In effetti, se lo si vede da vicino, è proprio il progetto di una ciclabile. La ciclabile è una strada, alla fine, una strada piccolina. Trento sta per Venezia Torino. E a quella scala lì, noi lo vediamo come un filo. Un filo, provate a vederlo anche voi come un filo. Come se noi prendiamo un filo e lo distendiamo nella pianura. E quando voi prendete un filo, lo distendete, questo filo diventa un grande connettore. Perché fisicamente non è un filo, è un filo che ha la pretesa di poter essere percorso. Questo non interessa molto. Allora, la nostra idea era quella di immaginare di lavorare su questi fili leggeri, quindi dove riattiviamo non solo la percorribilità, ma anche una particolare percorribilità, quella lenta, che però ci interessa moltissimo, perché vuol dire rimettere le persone come formichine, rimettere le persone a stare nei luoghi. E quindi, stando itineranti nei luoghi, automaticamente si attiva qualcosa che è la successione di ciò che passo dopo passo, pedalata dopo pedalata, io vivo in quei luoghi. Tutto questo diventa allora, dal punto di vista del territorio, la costruzione da una parte di una geografia, ma dall'altra anche di una responsabilità di quei territori. Quelle terre basse non le frequentiamo. E questo è un progetto per i cittadini. I cittadini che domani si mettono un paio di scarpe comode e camminano, perché domani prendono una bicicletta, non necessariamente una super bicicletta, e cominciano a pedalare qua sopra. E cosa vedono? Che cosa vivono? E soprattutto, come dico sempre ai miei studenti, cosa vogliamo noi da progettista fargli vedere, fargli vivere? Cosa vogliamo noi da progettista? Che voce vogliamo dare a quei territori? Che noi dobbiamo dargli una voce, perché sennò chi passa non sente, non capisce. Riconoscere nel senso che tornare a conoscere.